Podcast. Finalmente la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni c'è stata, anche se all'inizio dell'anno nuovo, e fin dalle primissime risposte le sue intenzioni per il 2024 sono apparse molto chiare. Io sono Annalisa Cozzocrea e il 5 gennaio 2024 questo è The Time dentro la notizia. E quali sono queste intenzioni? Correre da capolista alle elezioni europee, ha detto che non ha deciso, ma ha fatto capire che ha deciso, e spingere così a farlo la leader del Partito Democratico, Annie Schlein, e poi confrontarsi con lei in televisione. Meloni ha detto sì alla domanda del giornalista di Sky che gliel'ha posta dal Partito Democratico, è stata fatta trapelare subito soddisfazione ed era quindi già tutto deciso per ottenere una duplice investitura nel paese, trasformando il voto per Strasburgo in un referendum su di sé, sulla sua presidenza del Consiglio, e nella sua coalizione, di fatto marginalizzando non solo la Forza Italia di Antonio Tajani. Dai molti non detti della conferenza stampa di ieri abbiamo capito che i conti non sono del tutto saldati tra Meloni e Forza Italia, ma soprattutto per marginalizzare la Lega di Matteo Salvini. Con questo suo vice premier un po' problematico, Meloni è stata l'apparenza tenera, lo ha assolto giudicandolo totalmente estraneo all'affaire Verdini e lo ha fatto con una tecnica ormai abusata. E allora il PD? E quindi ha detto, se mai Tommaso Verdini ha avuto una tessera era del PD. E non importa se gli incontri e le telefonate con il sottosegretario all'economia Freni, leghista, non indagato, sono finite nelle carte, se dei loro rapporti con la Lega parlino nelle intercettazioni gli indagati. È del PD la colpa del richiamo di Mattarella su ambulanti e balneari, perché Meloni dice nessuno aveva mai fatto una mappatura, e non è vero. È la sinistra, a partire dal PD, che ha portato i parenti in politica, Franceschini, De Biase, Fratoianni, Piccolotti. Meloni dice che è stanca di essere accusata di familismo e non tiene conto che nessun premier del PD ha mai nominato un cognato ministro o messo una sorella a capo dell'organizzazione del partito. E lei dice, che dovevo fare? Metterla in una partecipata come fanno tutti, solo che non dice a chi si riferisce. Per tutta la conferenza stampa lancia accuse senza nomi, come sulle persone che dice che vorrebbero condizionarle e farle paura, ma io non sono tipo che mi faccio spaventare, ha ripetuto. Continua a prendersela con l'opposizione dipingendo un mondo in cui lei non è la presidente del Consiglio, il leader di una larga maggioranza in Parlamento, ma è la politica venuta dall'1%, sempre bistrattata in Rai, che adesso starebbe solo riequilibrando una realtà in cui i suoi avversari politici hanno sempre avuto la meglio. Lo ha ripetuto molto forte, scandendo le sillabe, è finito il mondo nel quale la sinistra ha più diritti degli altri. È passato un anno e il potere è interamente nelle sue mani, ma la narrazione è sempre quella dell'underdog che deve essere risarcita di mille ingiustizie subite. E del resto il centro-sinistra le ha fatto più di un assist, perché Meloni ha affondato ieri sul silenzio di Schlein e Gentiloni riguardo al consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni, che si è lanciato in un post social del tutto privo di equilibrio e terzietà contro il governo, e per questo ci sarà una decisione della Corte su di lui nei prossimi giorni. Sul MES ha avuto buon gioco a ricordare le contraddizioni dei 5 Stelle, anche se ha ripetuto ancora una volta che Conte è andato a dire sì al fondo salva stati senza avere una maggioranza parlamentare, invece un voto parlamentare sulla risoluzione sul MES c'era stato ed era passato. E poi ha rimandato indietro l'accusa all'opposizione di essere stata tenera con le banche, dicendo ah, invece il PD e i 5 Stelle hanno sempre fatto favori alle banche. Insomma, è stato tutto un rimpallo e sempre colpa dell'opposizione, sia come sia dell'opposizione che attacca quando vuole svicolare dalle domande. Meloni ha scelto la leader, vi faccio sentire come. Guardi, mi impegno volentieri in un confronto TV con Annie Schlein, credo che sia normale, credo che sia giusto che i leader, diciamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri si confronti con il leader dell'opposizione prima della campagna elettorale e le elezioni europee, insomma la considero, si figuri, non mi sono mai sottratta, non lo farò stavolta, anche se chiaramente lei insomma sa come la penso sul tema della condizione femminile a vari livelli, insomma siamo intervenuti a vari livelli,
Non credo che dovrebbe essere solamente questo, chiaramente, l'oggetto del confronto, no? Tra due leader politici, indipendentemente dal fatto che siano donne, sono due leader politici e due leader politici si occupano di tutte le materie, no? E quindi Conte scalpita e non si farà mettere da parte, ma la Premier ha detto, pensando a Schlein, la mia candidatura alle europee potrebbe portare altri leader a fare la mia scelta nell'opposizione e anche questo sarebbe interessante. E poi ha detto quello che avete sentito sul confronto TV. La scommessa di Meloni e Schlein è di lasciare per una volta i maschi nell'angolo, di polarizzare, portare più voti a Fratelli d'Italia l'una, al Partito Democratico l'altra, marginalizzando la Lega da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra. È una scommessa che probabilmente può funzionare a destra, potrebbe essere così: Meloni si candida e raccoglie, polarizza su di sé, raccoglie la maggior parte di voti mettendo ai margini gli alleati, che non ha molta voglia di ascoltare, questo si è capito, ha ragione Lucia Annunziata quando nel suo intervento di oggi sulla stampa dice che è stata una conferenza stampa in cui c'era soltanto lei, io, all about Georgia, ha scritto Lucia Annunziata. E quindi che possa funzionare a destra è probabile, a sinistra le cose vanno sempre in modo molto diverso e questo regalo, questa investitura della Schlein come leader dell'opposizione fatta dalla leader della maggioranza potrebbe essere una trappola.